Ragazzi, oggi è domenica, devo ancora fare video oggi, ma vi dico che dopo ieri ho dovuto prendere un po' una pausa, cioè sono tornato a letto alle 3 di notte e stamattina come al solito sveglia la solita ora perché è sempre così con me, io funziono purtroppo così, che posso andare a letto stratardi, ma purtroppo se mi devo svegliare e non dovevo svegliarmi, ma per fisionomia sono abituato, quindi mi sono svegliato. Oh, mannaggia. Fatto sta che praticamente oggi, a parte un pochino i postumi della serata di ieri, che non sono da sottovalutare, ho perso anche i peletti del microfonino, il dead cat, che servono appunto per attutire il suono causato dal vento. Li ho persi, non li trovo più, quindi cosa ho dovuto fare? Ho dovuto ricomprarli, 20 euro per un pezzettino stupido del genere, cioè rendiamoci conto. Fammi vedere il meteo com'è stasera, perché io sto andando a fare una passeggiata. No, non da pioggia per ora. Vabbè ragazzi, cosa è successo? Praticamente ho perso quello, sono andato su a Trento dai miei per festeggiare il compleanno e quindi con la family, a parte Matteo che è il fratello più grande, siamo andati al ristorante sul lago di Caldonazzo. Quindi bellissima location, anche se sta diventando un po' turistico, però è strano perché sembra un mare, ma un mare in montagna. E cosa? Non ce l'ho. Un mare in montagna, cosa vuol dire? Che sei in mezzo alle montagne, però sei sul lago e ci sono i lettini da spiaggia con la sabbia e tutto, come fosse il mare, un lido sul lago. E finito quello siamo andati a casa dei miei, quindi relax più totale, e purtroppo l'anelli, sono stato un pochino con lei perché è stata appunto aggredita da un San Bernardo e quindi ha un buco nella zampa e le tocca tutti i giorni prima di mangiare prendersi anche le medicine, poverina, perché sennò non ce la può fare, cioè non so, però sono tipo degli antidolorifici e antinfiammatori, più altra roba che non ho chiesto, io so che funziona, quindi va bene così. E questo, poi stasera è domenica, ho già visto che le views sono aumentate di un pochino, siamo mi pare a 92 ore questa settimana, mica male, e di watch time. Poi lo guardiamo subito assieme, dai. Iscritti siamo scesi. Allora, facciamo che lo guardiamo in diretta con voi. Allora, negli ultimi 7 giorni abbiamo fatto 530 views, 15% in meno, 13% in meno rispetto alla settimana scorsa. Poi abbiamo fatto 25 ore di watch time, 25.1, che è il 20% in più rispetto agli altri giorni, quindi c'era meno gente che guardava ma che guardava più a lungo essenzialmente, se richiamiamo l'indice. Poi dopo di questo noi abbiamo perso 3 iscritti negli ultimi 3 giorni, meno 175%, che non è il massimo, ragazzi, non è il massimo, però non può sempre andare bene, anche se sta settimana, come vedete, ho già fatto il video del compleanno e secondo me è bellissimo, cioè io mi sono stradivertito, ma anche il video che avete visto ieri spaccava di brutto per quanto mi riguarda. Questa settimana che viene io sarò tipo super mega iper impegnato di mio, perché già domani, vabbè, lunedì sapete che sono super impegnativi, poi ci aggiungi che domani mi devo vedere con una mia amica dell'università che andiamo a mangiare fuori, che lei vive ad Amsterdam, quindi quando eravamo lì stavamo assieme e insomma passavamo tempo assieme, però io sono deciso di tornare in Italia e lei è rimasta lì e quindi ora che è venuta viene a trovarmi e quindi dobbiamo per forza di cose, ragazzi, festeggiare. Si festeggia, andiamo a mangiare fuori in centro, in Piazza Erbe, in questo ottimo ristorantino, ma penso che farò dei video, vediamo, qualcosina salterà fuori. Successivamente
mercoledì e mi devo vedere, ho sempre un altro appuntamento, poi venerdì appunto è il grande giorno perché iniziano le ferie, vado a Milano e Milano vuol dire un paio di giorni in Airbnb fino a domenica, poi torno e fino a, tra una settimana, cioè ragazzi, cioè tra una settimana sarò in Sardegna, tra 8 giorni, non domani, non lunedì, ma quello successivo, e quindi fantastico, non vedo l'ora di vedere Edoardo che è venuto qua a trovarmi qualche mese fa quest'inverno, insomma abbiamo passato un po' di tempo assieme, è sempre bellino dopo tanti anni che ci si conosce. Poi torno a Verona, vado direttamente al compleanno di una mia amica, dell'Antonia, che avete visto il mio compleanno, che lei li compie l'8 agosto, e poi da lì scappo il 9 agosto e vado a Napoli da Alessia per questa famosa sagra a Montella, dove staremo in tenda a dormire, quindi fantastico anche lì, non vedo l'ora ragazzi. Assolutamente non si vede l'ora, perché dai, queste cose quando è che ti ricapitano? Noi intanto attraversiamo. Non capisco se è un missile che arriva o il tuono. Vabbè, poco importa. Ragazzi, era veramente tanto che non mi facevo le passeggiatine serali e avrei bisogno di ricominciare, perché secondo me sto mettendo su qualche chiletto rispetto al mio peso ideale, quindi adesso mi sono appena comprato anche la bilancia, quella per misurare anche il livello di grassitudine nel corpo, la massa grassa, e io da bravo data scientist volevo iniziare a ricavare giù qualche statistica, però mi servono dati, di conseguenza devo usarla tutti i giorni e mettermi lì e vedere, anche perché banalmente io so esattamente cosa mangio perché tengo traccia di tutto, quindi in base a quello posso capire cos'è che può essere sano, non sano, oddio sta video che è sano, non sano, raccomandabile, utile, diversamente utile, insomma un po' di statistiche e questa è la più grande, la novità del momento. Poi cos'altro? Qualcos'altro? Ah, e ragazzi, noi adesso andiamo in ferie, ma finito la ferie io farò un paio di settimane da full remote. E cosa vuol dire? Che andrò probabilmente in montagna, nella casa della family, a studiare un po' da solo, a lavorare un po' da solo, magari invitare anche qualche amico, chi vuole venire su, essere produttivo, venga, e fare un qualcosa un po' di diverso. Anche perché piuttosto che stare a Verona, almeno andare in montagna, che di minima ci sono 16 gradi lì, e non è che neanche, cioè non siamo neanche così tanto alti in termini di altitudine, però ragazzi il discorso è che lì siamo tipo in questa conca sul Monte Baldo, e quindi c'è un vento che arriva perfetto, questo vento che arriva perfetto e viene sbattuto direttamente sulla finestra di casa. Io non vedo l'ora, non vedo l'ora ragazzi, grandi cose. E quello succederà nella terza o nella quarta settimana di agosto. In tutto questo il 9 agosto io divento indeterminato del tutto, e quindi dovrò festeggiare ragazzi, anche perché saranno 3 mesi abbondanti che io vloggo, perché questo è il 94esimo episodio, 95-94, quindi 3 mesi, 3 mesi, rendiamoci conto. Io comunque quando faremo il 100 dovrò fare una specie di, mi sa, riassunto su com'è andata, su come sta andando, e magari prendere i momenti salienti degli ultimi 3 mesi. Quello potrebbe essere il 100esimo episodio, effettivamente, fare un misto frutta generale e vedere un po' com'è. Comunque ragazzi, questa è una passeggiata, mi state tenendo compagnia, infatti questo video sarà super semplice da editare, non editerò assolutamente niente. Allora, ci si becca il prossimo futuro. Ok, fantastico, dicevo, questo sarà un video super semplice da editare, non devo editare niente, almeno ogni tanto c'è qualche gioia. Ogni tanto. Oh ragazzi, la vita ci sorprende sempre, sto continuando a farmi la passeggiatina serale, adesso è 12:15,
E noi ragazzi ci vediamo domani. Voi ricordatevi come al solito, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, numerosi, supportate le piccole attività come la mia e aiutiamo il mio algoritmo a capire che questo canale esiste e funziona solo se voi mettete mi piace e vi iscrivete, e magari anche un commentino non farebbe male, dai, che dite? Dai, top, ci vediamo domani.